Vedete qui con me i volti della nuova dirigenza della FBC Gravina nel segno della continuità, come è stato rimarcato nella conferenza stampa, vale a dire il presidente Michele Zuccaro e il vicepresidente Donato Cassone. Presidente, affronta questa nuova avventura con grande entusiasmo nel suo intervento durante la conferenza stampa. Lei ha rimarcato soprattutto l'unità della società in primis, l'unità del popolo gialloblu. Certo che sì, lo devo anche ribadire. Quest'anno abbiamo dato una nuova immagine alla nostra società, nel senso che abbiamo programmato tutto, stiamo programmando affinché si possa raggiungere un obiettivo che sia il bene di tutti e di tutta la nostra cittadinanza, perché è quello che noi teniamo e ce la metteremo tutta affinché questo possa accadere. Questa è la nostra prerogativa e speriamo che possano arrivare anche i risultati, perché so che i risultati sono fondamentali, e quindi noi ambiremo affinché questo possa accadere. Questo è il mio impegno, perché non può essere che altro, un impegno personale. È una nuova avventura che io ho iniziato, ho intrapreso con lo spirito giusto. Speriamo che alla fine arrivino anche i risultati. Grazie. Ecco, Donato Cassone, naturalmente non è facile ripartire lasciando alle spalle un triplete, lasciando alle spalle un grande successo di pubblico. Da dove si riparte? Cioè, i soci hanno fatto terreno comune, per ripartire da dove? Beh, sicuramente ripartiremo da un grande staff e da una grande organizzazione. Sicuramente ripartiremo già dalla squadra che quest'anno sicuramente ha fatto un campionato straordinario, eccellente. Sicuramente ci saranno alcuni inserimenti all'interno dell'organizzazione, dove potranno sicuramente dare più ambizione a questo progetto che sarà. Ecco, Presidente, un passaggio fondamentale di questa nuova stagione che si apre è il restyling del campo sportivo. Abbiamo detto che ci sono i lavori per la posa del manto erboso. Un'altra novità, l'ha detta egli stesso nella conferenza stampa, addirittura l'abbattimento di alcune barriere. Ce ne vuole parlare di più? Certamente sì. Proprio ieri abbiamo parlato con la FGC, con il massimo esponente a Bari, che non ricordo come si chiama perché è la prima volta che l'ho conosciuto. E c'è un grande progetto, è vero, c'è il progetto dell'abbattimento delle barriere, che a livello dilettantistico è il primo in assoluto. Stiamo facendo sì che questo davvero possa accadere. Noi ce la stiamo mettendo tutta, e soprattutto Michele La Greca, che è un nostro grandissimo e carissimo socio, che ce la sta mettendo tutta affinché questo possa davvero succedere. Perché la nostra tifoseria ormai è conosciuta in tutta la Puglia e anche fuori, direi in tutta Italia, per la sua compostezza sugli spalti e la sua abnegazione, perché abbiamo visto che ha portato e magari me lo auguro davvero di cuore che possa portare sempre più famiglie con bambini e donne allo stadio, perché questa è la nostra prerogativa che ci prefiggiamo. Ecco, famiglie, bambini allo stadio sono stati il grande forse successo della passata e delle precedenti edizioni, no, dei campionati della FBC Gravina. Comunque una società giovane, e il merito principale, Donato, è proprio quello di aver voi soci creato un'unione di intenti. Come si fa, insomma, a riuscire, no, a 21 soci a essere sempre solidali e uniti, a marciare verso la stessa direzione? Beh, sicuramente questo progetto nasce dall'amicizia vera. Siamo un gruppo di imprenditori che si sono ritrovati a dover incamminarsi in questa avventura con lo spirito vero di amicizia, ed è quello che sarà sicuramente la forza di questa squadra, perché in primis siamo noi una squadra e di cui vogliamo fare veramente bene per questa città.